Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo ciclo di Cantieri dell'Acqua. Mi presento, sono Dario Kian, coordino il gruppo di lavoro Contratti di Fiume che ERSAF garantisce a supporto del percorso appunto Contratti di Fiume di Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio. Ci ritroviamo, diciamo, per questo nuovo ciclo di webinar formativi relativi appunto ai temi, che sono i temi quelli di contratti di fiume. Ricorderete, molti di voi ci hanno seguito già lo scorso anno, fra aprile e ottobre abbiamo avuto un primo ciclo. Riprendiamo questo nuovo ciclo affrontando un altro tema molto tecnico, che è il tema dell'idrologia e del ciclo delle acque con l'ingegner Franco Raimondi, che è un dottorando del Politecnico di Milano e che diciamo, sta seguendo un dottorato che è all'interno di un progetto di collaborazione ERSAF Politecnico di Milano, specifico sui temi appunto della gestione dei bacini complessi e in particolare della gestione, diciamo, della gestione dell'idrologia e delle soluzioni innovative a questi temi. Oggi appunto affronteremo il tema dei principi, ecco, grazie Daniele, i principi di idrologia, quindi un aspetto molto tecnico, quindi questa prima sessione prevederà appunto i concetti più di natura appunto tecnica e teorica, mentre il 9 di giugno, sempre Franco, ci guiderà in una parte più teorica. Non voglio però rubare ulteriore tempo. Come sapete, i numeri sono molto alti, per cui non riusciremo ad avere un'interazione diretta con voi, ma sarà possibile interagire con noi tramite la chat, e le colleghe Eva Gabbaglio, Alessandra Gelmini e Daniele Federico, che ringrazio, ci aiuteranno in questi. Grazie ancora allora a Franco per la tua disponibilità e a te la parola. Grazie Dario, buongiorno e benvenuti a questo primo di due webinar relativi all'idrologia. L'obiettivo di oggi è fare una panoramica dei metodi e delle grandezze principali che sono maggiormente impiegate nella modellazione idrologica, senza però soffermarsi troppo sull'approfondimento e la spiegazione nel dettaglio della teoria e delle formule singole che compongono questi modelli, perché in questo caso anche un intero corso universitario probabilmente non sarebbe sufficiente ed esaustivo. Nella trattazione dei temi si seguirà lo sviluppo logico che permette di passare dal dato grezzo di precipitazione alla determinazione della portata di interesse sulla base della tipologia di interventi che si ipotizza di realizzare o dello studio che si vuole condurre. Le nozioni di oggi saranno appunto, come diceva Dario, poi propedeutiche per il successivo webinar in cui metteremo in pratica alcuni di questi metodi con l'ausilio di un software apposito di modellazione idrologica utilizzato principalmente per la modellazione idrologica in ambito urbano, in particolar modo ponendo l'attenzione sui sistemi di drenaggio urbano sostenibile per valutare gli effetti che questi hanno sulla mitigazione del rischio idraulico. La premessa doverosa da fare è che non esiste una modalità univoca standard per una modellazione idrologica e che spesso è molto difficile stabilire quale modello sia migliore rispetto a un altro. Si tratta di fare delle scelte che sono basate essenzialmente sulla disponibilità dei dati, sulle caratteristiche del bacino che si sta studiando, ad esempio se è naturale o antropizzato, e sulle finalità che ci si propone. E quindi spesso si tratta di raggiungere un compromesso fra la fedele rappresentazione della realtà e il tempo necessario al reperimento dei dati e la disponibilità di questi dati per tale scopo.
Dopo un velocissimo richiamo delle definizioni di base e dei processi coinvolti nel bilancio idrologico, il webinar si struttura in tre parti, che sono diciamo, i tre grandi capitoli, passi fondamentali necessari per la modellazione idrologica. Il primo è inerente alle precipitazioni, in particolar modo il reperimento e lo studio dei dati e le modalità di rappresentazione delle piogge. Il secondo concerne le perdite idrologiche, quindi i modelli per la quantificazione soprattutto dell'infiltrazione, e il terzo è la trasformazione a flussi e deflussi, quindi i modelli per la trasformazione della precipitazione da intensità, quindi millimetri orari, ad una portata in litri o metri cubi al secondo. A valle di ogni capitolo farò una breve pausa per rispondere ad eventuali domande. Il bacino idrografico è definito come la porzione di territorio che raccoglie tutte le acque, tutte le gocce d'acqua che sono cadute durante un evento meteorico, che scorrono lungo i versanti, confluiscono all'interno di aste fluviali via via sempre più grandi e transitano da un punto di chiusura che viene chiamato appunto sezione di chiusura, all'estremità di valle del bacino idrografico, che nel caso di bacino naturale coincide con la sezione trasversale di un corso d'acqua, ma nel caso di un bacino, ad esempio, urbano, può rappresentare un certo nodo della rete di drenaggio. Il confine del bacino idrografico viene definito spartiacque superficiale ed è la linea che unisce le creste dei rilievi, o comunque che è delimitata dalle caratteristiche morfologiche del territorio e che permettono di separare un bacino fluviale da un altro. Quando si parla di bacino idrografico, solitamente si considerano sia il bacino idrografico appunto superficiale, sia quello sotterraneo. Questo schema che vediamo in basso rappresenta un po', grosso modo, un bacino ipotetico e sarà un po' il bacino di riferimento che utilizzeremo in questo webinar. La porzione verde rappresenta il bacino superficiale, il cui bilancio idrologico è dato dalle precipitazioni, a cui vengono sottratti i termini relativi all'evapotraspirazione e all'infiltrazione. Esse rappresenta l'interscambio fiume-falda, che può avere valore positivo o negativo perché può avvenire in entrambe le direzioni, e quindi di out, che sarebbe il deflusso superficiale in uscita, la sezione di chiusura, che non è nient'altro che la portata che dovremo andare a calcolare. La parte sottostante in marroncino rappresenta il bilancio sotterraneo. In questo caso gli ingressi sono dati dall'infiltrazione dal terreno soprastante, da un deflusso superficiale in ingresso. L'interscambio fiume-falda è sempre presente con entrambi i segni e il DS auto rappresenta l'uscita nel caso del bacino idrografico sotterraneo. Molto spesso il bacino idrografico sotterraneo è più esteso rispetto a quello superficiale e inoltre è molto difficile riuscire, oltre a quantificare determinati fenomeni, anche proprio a trovare il confine di questo bacino idrografico, per cui la porzione sotterranea del territorio solitamente non viene considerata all'interno del bilancio idrologico. Bilancio totale si ottiene sommando membro a membro le due equazioni precedenti, e quindi come ingressi abbiamo la precipitazione e il deflusso sotterraneo in ingresso, come uscite l'evapotraspirazione e i deflussi in uscita, superficiale e sotterraneo. L'infiltrazione e l'interscambio fiume-falda, siccome sono presenti in tutte e due le equazioni con segni opposti, si eliminano all'interno del bilancio totale. Quello che ci interessa in realtà è appunto andare a trovare questa portata, quindi il bilancio cambia leggermente, viene esclusa, come dicevamo, la porzione sotterranea, perciò i termini relativi al bilancio idrico sotterraneo vengono eliminati. E si aggiungono invece altri due contributi, che sono l'accumulo delle pressioni superficiali e l'intercettazione della pioggia da parte della vegetazione prima dell'evapotraspirazione e dell'infiltrazione nel terreno.
riscrivendo, esplicitando il bilancio in funzione del D-out, che appunto è la portata che dobbiamo andare a calcolare, questa risulta essere determinata quindi dalla precipitazione a cui si sottraggono i contributi relativi a evapotraspirazione, infiltrazioni, intercettazione vegetale e accumulo nelle depressioni superficiali, che prendono globalmente il nome di perdite idrologiche. Come detto, la prima parte riguarda lo studio, il reperimento dei dati di precipitazione e lo studio, per arrivare quindi partendo da altezze di precipitazione, che come la precipitazione viene misurata in millimetri, a dei grafici, gli etogrammi, che rappresentano invece l'intensità di precipitazione nel tempo. Nella seconda parte, le perdite idrologiche permettono di ricavare l'intensità netta di precipitazione, quindi quella percentuale di precipitazione che contribuisce alla formazione della portata, e nella terza parte, appunto, la portata tramite la modellazione a flussi e deflussi, quindi calcolata in litri oppure metri cubi al secondo. Per avere un'idea, siccome la precipitazione si misura in millimetri, un millimetro di pioggia distribuito su una superficie di 1 metro quadro corrisponde ad un volume di 1 litro. Esistono essenzialmente due tipi di strumenti per la misura delle precipitazioni, che sono i pluviometri e i pluviografi. I primi registrano la quantità di pioggia caduta in un certo periodo di tempo e si dividono in semplici totalizzatori a seconda che necessitino di letture quotidiane, appunto di 24 ore in 24 ore, oppure totalizzatori, qui sono presenti alcune immagini, quando invece vengono posizionati in luoghi di difficile accesso, soprattutto in determinati periodi dell'anno, per cui la registrazione del dato avviene dopo una stagione o dopo dei mesi interi. Nel caso dei pluviometri, la quantità d'acqua caduta si ricava dividendo il volume dell'acqua raccolta all'interno del pluviometro per l'area di cattura. L'altro strumento invece è il pluviografo, che è uno pluviometro registratore, registra in modo continuo grazie alla presenza di un pennino che è collegato ad una vaschetta su cui cade l'acqua, e a seconda della precipitazione caduta, questo pennino scrive su un foglio di carta diagrammato. E sommando tutti i gradini che vengono disegnati dal pennino, si ottiene appunto l'altezza di precipitazione. In Lombardia, comunque nell'area di Milano, della pianura padana, le tipologie di piogge sono di due tipi principalmente, quelle cicloniche e quelle convettive. Le piogge cicloniche sono quelle che caratterizzano soprattutto la stagione autunnale, sia quando due masse d'aria di diversa temperatura, caratteristiche fisiche, solitamente appunto una massa d'aria calda e una fredda si incontrano. La massa d'aria calda più leggera tende a salire verso l'alto, dove condensa e genera quindi la precipitazione. Come caratteristiche sono delle piogge che hanno un'intensità abbastanza ridotta, ma una durata piuttosto lunga e possono durare per alcuni giorni consecutivi. Sono appunto le tipiche piogge autunnali. Per contro, le piogge convettive hanno le caratteristiche esattamente opposte, sono quelle del periodo estivo, quindi caratterizzate da un'intensità molto elevata e da una durata breve. Si generano quando la massa d'aria riscaldata dal suolo tende a salire quasi verticalmente e si raffredda e quindi condensa e genera la precipitazione. Questo fenomeno è accentuato soprattutto nelle grandi città a causa del fenomeno delle isole di calore, che quindi tendono a riscaldare maggiormente l'aria soprastante. Infine ci sono le piogge orografiche, che per l'area almeno milanese interessano relativamente, perché sia quando le masse d'aria incontrano un ostacolo formato dalle montagne, quindi ad esempio le masse d'aria atlantiche che raggiungono le Alpi, salgono di quota, si raffreddano, generano la precipitazione, ma questo avviene nel versante sopravvento,
L'altro versante è quello sottovento, l'aria ormai secca perché ha scaricato la precipitazione, è piuttosto calda, scivola poi all'interno della pianura padana e genera il fenomeno del fön. In Italia esistono circa sei regimi pluviometrici diversi, dove con regime pluviometrico si intende come una precipitazione media annua si distribuisce all'interno di ogni singolo mese. In pianura padana il regime pluviometrico è intermedio tra alpino e appenninico. Questo significa che, se ad esempio guardiamo il grafico di sinistra, mediamente un anno di pioggia presenta due periodi di picco, collocati quello maggiore in autunno tra ottobre e novembre e il secondo in primavera tra aprile e maggio, e due periodi invece di minimo, uno particolarmente secco in inverno e l'altro in estate. Questo diagramma è del 2019, della precipitazione che è avvenuta nel 2019 a Milano. Il totale è di 1086 mm, quindi come valore medio di precipitazione annuale è perfettamente in linea, visto che è compreso tra 1000 e 1100 mm, che è la pioggia media annua a Milano, e rappresenta abbastanza fedelmente qual è la distribuzione ipotetica di un anno qualunque delle precipitazioni. Il mese di novembre è in genere uno tra i mesi più piovosi, in questo caso addirittura vediamo che la precipitazione totale è stata di quasi 250 mm su 1086, quindi quasi un quarto della precipitazione che è avvenuta all'interno del 2019 è avvenuta nei giorni di novembre. I giorni di ottobre e novembre sono caratterizzati, quindi i mesi sono caratterizzati da un numero di giorni piovosi abbastanza elevato, con delle intensità di pioggia relativamente basse. Per contro, i mesi estivi, giugno, luglio, agosto, danno un contributo che è importante soprattutto perché si tratta di piogge, quelle appunto convettive, caratterizzate da un'intensità molto breve, qualche ora, ma da intensità molto elevate. Le curve di possibilità pluviometrica sono la tecnica che ci permette di ricavare sulla base di una serie storica di dati di altezza di precipitazione una formula che è quella che vediamo in basso, che permette di mettere in relazione l'altezza di pioggia, la durata dell'evento e un fattore che è il tempo di ritorno, che poi spieghiamo, che comunque è legato alla probabilità che l'evento si verifichi. E quindi, una volta ottenute queste curve di possibilità pluviometrica, è possibile per ogni durata e per ogni tempo di ritorno ricavare l'altezza di precipitazione. Premesso che, come vedremo, almeno nel caso della Lombardia, queste curve di possibilità pluviometriche sono già state studiate, quindi i dati sono già disponibili. Faccio comunque un breve cenno alla teoria che sta dietro a queste curve di possibilità pluviometrica e molto brevemente quali sono i passaggi fondamentali per ottenerle. Le curve si basano sull'inferenza statistica, è la tecnica che permette, a partire da un campione di dati come quello che abbiamo nella tabella di sinistra, quindi delle altezze massime registrate in una certa stazione in più anni per varie durate di tempo, permette appunto, avendo ipotizzato come questo campione può distribuirsi, quindi avendo ipotizzato una distribuzione di probabilità, permette di definire le caratteristiche di questa distribuzione di probabilità e quindi di ricavare una formula, una legge che ipoteticamente rappresenta una popolazione praticamente infinita di dati. Dove si ricavano i dati necessari alla stima delle curve di possibilità pluviometrica? Si ricavano all'interno degli annali idrologici. Sono degli immensi archivi cartacei, ma adesso reperibili in internet, all'interno dei quali sono presenti molti dati. Si distinguono in due parti. La prima parte comprende i dati di carattere meteorologico, temperature, livello di neve e quello che ci interessa soprattutto, le precipitazioni.
La seconda parte invece caratteristiche quali le portate dei fiumi e il livello idrometrico. Negli anali idrologici quello che ci interessa è ricavare la tabella precipitazione di notevole intensità e breve durata, di cui vi è un esempio. Queste tabelle riportano per tutte le stazioni pluviometriche che hanno funzionato durante quell'anno l'altezza di pioggia caduta per intervalli di durate di ore ben precise, in questo caso 1, 3, 6, 12 e 24. A partire poi dagli anni 50 e 60 sono state aggiunte altre tabelle, tra cui quella relativa alle precipitazioni registrate per più giorni consecutivi, quindi una tabella come quella sottostante, ma in questo caso gli intervalli non sono di ore, ma di giorni, in particolar modo da 1 a 5 giorni. Con il campione di partenza si ipotizza che distribuzione possa avere, ci sono varie possibilità in statistica, in idrologia, si calcolano media, varianza, scarto quadratico medio del campione, per mezzo di questi si calcolano i parametri della distribuzione, si aggiunge un fattore legato al tempo di ritorno e viene calcolata quindi sempre con delle formule un po' complesse l'altezza e tramite dei grafici e delle tecniche di interpolazione si ricavano i parametri A e N, che sono quelli che abbiamo visto, che assieme all'altezza e alla durata di pioggia compongono l'equazione della curva di possibilità pluviometrica. Fattore del tempo di ritorno è un fattore particolarmente importante. Il tempo di ritorno è definito come il tempo medio che intercorre nel verificarsi di due eventi che hanno la stessa intensità. È legato alla probabilità che questo accada e alla magnitudo, cioè l'intensità dell'evento. Questo significa in particolar modo la relazione è una relazione inversa, cioè maggiore è il tempo di ritorno, minore è la probabilità che questo si verifichi all'interno di un determinato anno. Quindi ipotizzando che si abbia una precipitazione oggi con un tempo di ritorno pari a 50 anni, vorrà dire che mediamente bisognerà aspettare circa 50 anni, poi un po' più, un po' meno, prima che questo evento con le stesse caratteristiche si ripresenti. Il tempo di ritorno deve essere scelto sulla base del tipo di opera che si vuole dimensionare o dello studio che si vuole fare. Si passa da tempi di ritorno abbastanza contenuti, come nel caso delle fognature, cunette, fossi di guardia o dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile, di cui parleremo un pochino di più nel prossimo webinar, per cui i tempi di ritorno in questi casi non superano i 30 anni. Questo anche perché tempi di ritorno superiori comporterebbero delle portate calcolate superiori e quindi dei sovradimensionamenti di questo tipo di opere, o comunque delle soluzioni che magari tecnicamente non sono fattibili. Tempi di ritorno, nel caso si studino le piene fluviali, sono diversi, quindi sia abbastanza brevi, quindi tempo di ritorno di 10 anni, oppure anche 100, 200, 500. Tempi di ritorno invece alti ci sono da considerare per ponti e difese spondali che quindi devono resistere a degli eventi abbastanza significativi, addirittura 1.000 anni nel caso in cui si considerino le dighe. Una volta calcolata appunto l'altezza, che sono i vari punti, quadrati, triangoli o rombi, a seconda del tempo di ritorno che è stato scelto, questi punti vengono interpolati con l'ausilio di un semplice foglio di calcolo tramite una curva che è esattamente la curva di possibilità pluviometrica. Quindi in questo caso la Y è l'altezza in millimetri, la X rappresenta la durata in ore e A e N sono i parametri della curva che poi sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica. Quindi partendo dal campione di una serie di più serie storiche nel corso degli anni recuperati dagli annali idrologici, degli annali idrologici altezze massime registrate per varie ore o anche giorni consecutivi. Una volta aggiunto il tempo di ritorno, si ricavano i parametri della curva di possibilità pluviometrica e quindi tutte, diciamo, le possibili combinazioni di altezza, durata di pioggia, altezza di pioggia, durata di pioggia.
tipo di ritorno. Come dicevo, fortunatamente, almeno nel caso della Regione Lombardia, questo lavoro è già stato fatto. All'interno del portale idrologico di ARPA è presente questa mappa in cui, selezionando sul menu di destra le linee segnalatrici 1-24 ore oppure 1-5 giorni, dove con linee segnalatrici si intendono le curve di possibilità pluviometrica, compare questa griglia. Puntando su una qualunque cella della griglia, vengono evidenziati le caratteristiche e i parametri della distribuzione che è stata considerata e dei parametri che servono per la determinazione della curva di possibilità pluviometrica. Possono essere esportati poi in PDF o in tabella. La cosa più importante è quella di scaricare questo foglio Excel precompilato delle linee segnalatrici, appunto 1-24 ore, anche 1-5 giorni, e inserire all'interno di queste caselle qua i dati che abbiamo trovato sul sito, e il foglio di calcolo provvede a calcolare direttamente questo fattore VT, che è il fattore legato al tempo di ritorno, e a compilare questa matrice dove per dei tempi di ritorno stabiliti 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 anni e per ogni durata da 1 a 24 ore si trovano le altezze di pioggia. Cosa ancora importante, inserendo all'interno di questa cella un tempo di ritorno qualunque, non tra quelli già considerati dal foglio di calcolo, si ottiene, siccome i parametri della curva di possibilità pluviometrica sono già stati inseriti, si ottengono le altezze di precipitazione per ogni durata da 1 a 24 ore o 1-5 giorni relativo a quel tipo di evento. Ultima cosa, sempre in questo foglio, note l'altezza di precipitazione cumulata durante un evento e la durata dell'evento stesso, inserendo in queste due celle gialle i dati, è possibile ricavare nella mappa, questa mappa qua, dove l'evento si colloca e quindi capire qual è il tempo di ritorno dell'evento. Questo è il grafico presente sempre all'interno del foglio Excel di ARPA. Sono evidenziate le curve di possibilità pluviometriche per vari tempi di ritorno, quindi tutte le curve con tempi di ritorno compresi tra 2 e 200 anni sono racchiuse in questa fascia qua e quindi appunto possiamo trovare qualunque tipo di curva e quindi qualunque altezza sulla base della durata dell'evento meteorico. Un esempio, considerando la precipitazione cumulata a Milano in due punti diversi tra il 14 e il 15 maggio dell'anno scorso, che è una precipitazione piuttosto intensa che ha causato anche l'esondazione del Seveso. Se consideriamo la stazione pluviometrica di Via Rosellini, l'altezza registrata è stata di 96 mm, considerando quella di Piazza Zavattare pari a 133 mm. Questi corrispondono, se guardiamo la stazione di Via Rosellini, ad un evento con un tempo di ritorno di 10 anni, addirittura con un tempo di ritorno di 50 anni nel caso si consideri il valore registrato in Piazza Zavattari. Questo significa che perché in quella località si verifichi un'altra precipitazione della stessa durata e con la stessa intensità, occorreranno mediamente altri 50 anni. Queste sono le tabelle estratte dal foglio appunto di calcolo per la stazione di Palermo Dugnano per le durate 1-24 ore, 1-5 giorni, appunto, e quindi i parametri delle curve di possibilità pluviometrica. Nel caso, a volte può essere utile anche avere delle altezze di precipitazioni con durate inferiori all'ora, quindi durate molto brevi ma eventi molto intensi. Queste purtroppo non sono presenti all'interno del sito di ARPA, ma fortunatamente sono facilmente ricavabili. È stato infatti dimostrato che
indipendentemente dalla località, quindi esistono delle curve, questa è quella di Milano, esiste quella di Roma, di New York, ma sono tutte molto simili tra di loro. Indipendentemente dalla località, esiste una forte correlazione fra le altezze di precipitazione comprese tra 1 e 2 ore e le altezze di precipitazione di durata inferiore. Questo è un grafico che appunto permette di ricavare, una volta uniti, interpolati appunto i dati, permette di ricavare per qualunque durata, compreso tra 1, tra 0 e 60 minuti, l'altezza di precipitazione una volta che è noto l'altezza di precipitazione per un'ora, tramite appunto o questa tabella o questo grafico, e quindi poter trovare le relazioni anche tra altezza e durata per durate inferiore all'ora. Quando si ha a che fare con dei bacini particolarmente estesi, quindi con più stazioni pluviometriche lontane tra di loro, oppure interessa il valore della precipitazione in un punto ben preciso del bacino che non è servito da una stazione pluviometrica, si utilizzano dei metodi di stima areale. Nel caso in cui si considerano gli eventi medi, si utilizza il concetto di pioggia media reale, quindi una pioggia che è una media pesata sulla base di un certo peso WI delle precipitazioni delle singole stazioni, oppure nel caso di eventi estremi si utilizza il fattore di riduzione areale. Per quanto riguarda i metodi di stima reale, si può, considerando sempre il nostro bacino di riferimento con tre stazioni pluviometriche P1, P2 e P3, si può ottenere la precipitazione media o con una semplice media aritmetica, o se ci interessa la precipitazione in un punto ben preciso, quindi in questo quadratino verde all'interno del nostro bacino, si può calcolare con una media che è pesata e il peso è pari all'inverso della distanza al quadrato. Altri metodi invece considerano come peso il rapporto fra l'area di una certa porzione del bacino e l'area totale. Quest'area di una certa porzione del bacino può essere ottenuta considerando il metodo dell'esoieto dei topoieti. Le esoiete sono queste curve in nero, sono le curve che uniscono dei punti che hanno la stessa altezza di precipitazione in questi punti qua. Il valore, quindi un determinato valore AI, sarà l'area compresa tra due di queste isoiete. Oppure, nel caso dei topoieti, vengono individuate queste tre aree. Queste tre aree si evidenziano tracciando le linee che uniscono le tre stazioni pluviometriche e, grosso modo, le perpendicolari nel punto medio delle linee che congiungono le stazioni, ottenendo quindi le tre aree che verranno utilizzate. L'ultimo metodo è un metodo abbastanza complesso, però in questo caso ci sono dei software che aiutano a calcolarlo, è il metodo geostatistico. Brevemente, se volessimo ricavare il valore della precipitazione in un determinato punto, ci si basa sull'assunzione che delle grandezze che sono vicine nello spazio sono in qualche modo correlate, all'aumentare della distanza tra queste due tendono a diventare indipendenti. Nel caso in cui si abbiano delle informazioni che magari non sono troppo precise sulla precipitazione, ci si può ricondurre a delle altre variabili che in qualche modo sono connesse, a come variano altre variabili che in qualche modo sono connesse alla precipitazione. E quindi ad esempio la latitudine piuttosto che la quota. E appunto tramite l'utilizzo di un software è poi possibile ricavare la variazione della precipitazione all'interno di questa regione. Fattore di riduzione areale viene utilizzato per eventi estremi con aree superiori a 1 km². È il rapporto fra l'altezza di precipitazione per una data durata in una certa area e l'altezza di precipitazione per la stessa durata in un'area ben precisa che praticamente coincide con la stazione pluviometrica. Si fa l'assunzione che la stazione pluviometrica rappresenti il centro di scroscio dell'evento e che quindi all'interno, cioè la stazione di misura, registri la massima altezza dell'evento rispetto all'area circostante.
Ci sono molteplici formule che permettono di ricavare il fattore di riduzione areale, qui ne viene riportata una che è degli US Weather Bureau, con il grafico relativo. In genere questo fattore di riduzione areale tende a diminuire all'aumentare dell'area perché ci si allontana dal centro di scroscio e tende a diminuire anche con la diminuzione della durata della pioggia. Questo perché in genere piogge prolungate nel tempo, un po' come quelle cicloniche, hanno una certa altezza, una certa intensità molto bassa e quindi è più probabile che siano più omogeneamente distribuite mentre, sul territorio, mentre delle piogge particolarmente brevi possono avere appunto delle differenze anche significative tra un'area e l'altra. L'ultima parte di questo primo capitolo riguarda gli etogrammi, cioè le modalità con cui è possibile rappresentare le precipitazioni. Una volta ricavate le curve di possibilità pluviometrica, che è questo, che non è nient'altro che questa formula qua, bisogna decidere come rappresentare queste piogge. Il primo modo, molto utilizzato e molto semplice, è di rappresentarle con uno ietogramma costante o rettangolare. È uno ietogramma che ha la caratteristica di avere un'intensità costante, quindi non c'è un'intensità massima, l'intensità massima coincide con la media e così anche per l'altezza di pioggia durante tutta la durata dell'evento. È un'ipotesi un po' semplificativa di quella che è la realtà, può andare bene nel caso in cui ci interessi meno il valore della portata dell'intensità di picco per poi trovare la portata di picco, oppure può essere utilizzato per rappresentare fenomeni, quindi piogge particolarmente lunghe, quindi con durate abbastanza elevate, dove appunto la differenza tra l'intensità massima e quella media tende a diminuire. Lo ietogramma triangolare invece è stato introdotto proprio per tenere in considerazione del momento di picco della precipitazione. In particolar modo si assume un'intensità massima che sia pari a 2 volte la media. La posizione di questo punto di picco indicato da TR è una posizione che dipende ovviamente dalla durata e generalmente è collocato tra 0,3 e 0,4, quindi tra il 30 e il 40% della durata dell'evento meteorico. Siccome abbiamo un ramo crescente e un ramo decrescente, a seconda che ci si trovi a sinistra o a destra del tempo di picco, abbiamo due equazioni diverse, sia per l'intensità di pioggia sia per l'altezza. L'ultimo tipo, uno degli altri tipi di ietogrammi, è lo ietogramma invece Chicago, che è stato pensato appositamente per lo studio della fognatura della città di Chicago. Anche in questo caso, molto simile allo ietogramma triangolare, considera la presenza di un picco di pioggia, ma in questo caso i due rami, crescente e quello decrescente, non hanno un andamento lineare ma esponenziale, quindi la precipitazione è molto concentrata nell'intorno del tempo di picco. Per il tempo di picco si utilizza sempre un valore pari a 0,3-0,4 per la durata e anche in questo caso, a seconda che stiamo considerando un tempo ramo crescente, quello decrescente, avremo due valori diversi di intensità, cioè due formule diverse per rappresentare sia l'intensità che l'altezza. Questo tipo di ietogramma invece è utile poterlo utilizzare quando si ha a che fare con delle precipitazioni di breve durata, quindi alta intensità, e soprattutto perché ci permette di valutare molto il valore appunto di picco e quindi serve appunto nel caso in cui si voglia evidenziare il valore di picco dell'intensità di precipitazione, quindi che si riflette poi nel valore massimo della portata che verrà calcolata. Questo appunto è un grafico che serve a far vedere come
è diverso la modalità di rappresentazione della stessa pioggia. Considerando una pioggia di durata, in questo caso 180 minuti, 3 ore, questa può essere rappresentata in questi tre modi diversi, poi ce ne sono ancora altri. E quindi le caratteristiche sono notevoli e, come vedremo, si riflettono poi anche nella determinazione dell'idrogramma finale, quindi nella portata uscente nel tempo. Lo ietogramma rettangolare, quindi, come dicevamo, un'intensità costante nel tempo, quello triangolare raggiunge ha un andamento lineare e raggiunge un punto di picco che ha un'intensità doppia rispetto a quella media, mentre quello Chicago raggiunge un'intensità notevolmente superiore, di picco notevolmente superiore rispetto agli altri due, e come vediamo la maggior parte della precipitazione si concentra, visto che queste curve rappresentano la stessa precipitazione, quindi hanno la stessa quantità, lo stesso volume di pioggia. Nel caso del ietogramma Chicago, tutta la precipitazione, la maggior parte, è compresa in un intervallo molto ristretto nell'intorno del punto di picco. Ok, qui è la fine della prima parte, quindi chiedo se ci sono domande. Facciamo una brevissima pausa per sapere se ci sono domande su questa parte. Allora, fammi vedere in realtà. Sento un ritorno strano. Okay. In realtà non ci sono domande, c'è però un'osservazione, un suggerimento, che non so se anche tu hai verificato questa cosa. Amedeo Dordi, mentre tu spiegavi il foglio di calcolo per il calcolo della linea segnalatrice, suggeriva che bisogna convertire da virgola a punto tutti i dati, altrimenti non si ottiene la curva. Ti risulta? Confermi? Okay, aspetta, torno un attimo su. Allora, si parla del foglio di calcolo Excel. Ok, Sì, questo, esatto. quali dati bisognerebbe convertire? Dice solo, magari chiediamo di specificare, però nel commento è stato riportato, bisogna convertire da virgola a punto tutti i dati, altrimenti non si ottiene la curva. Ah, dipende probabilmente da come sono impostati i decimali all'interno del foglio Excel. Sistema operativo. Sì, ok, sì. Sì, questo è molto possibile che il foglio sia impostato in quel modo lì. Adesso non mi ricordo, l'ho fatto un po' di tempo fa, ma è molto probabile che sia così. Ok, basta, non ci sono altre. Tutti i coefficienti specifica in questo momento, Amedeo. Ok. Va bene, ricontrollerò, però adesso così funzionava, cioè sono giusti, però probabilmente sì, dipende da come è impostato il foglio Excel. Sì, anche perché su questo foglio io vedo poco perché il mio display è piccolino, ma vedo punti, non vedo virgole, quindi probabilmente il tuo era già a posto quando Sì, hai forse fatto. era stato, sì, però è una cosa che utilizzando Excel bisogna stare molto attenti perché altrimenti i Certo. risultati vengono notevolmente diversi. Grazie, non ce ne sono altre di domande. Ne è Ok. arrivata una ora. È arrivata un'ora? Eccola qui, la leggo in diretta. Su una pioggia di breve durata, usare lo ietogramma Chicago non fa aumentare terribilmente il picco per una pioggia di intensità già elevata? PS, chiedo per mia scarsa esperienza, non è una domanda retorica. È Riccardo che fa questa domanda. Allora, sì, lo ietogramma Chicago, c'è da dire una cosa. Tutti questi ietogrammi vengono rappresentati con una discretizzazione temporale, quindi scegliendo un passo temporale perché appunto andare a calcolare per ogni minuto su una pioggia anche di 5-6 ore appunto può diventare particolarmente complesso, e lo ietogramma Chicago risente molto della discretizzazione che viene scelta. Quindi se si fa per ogni minuto si ottengono sì dei valori di intensità veramente elevati e eccessivi. Se si utilizza, mediamente si utilizzano degli intervalli di discretizzazione di 5-10 minuti, in quel caso lì il picco è notevole ma non eccessivo. Ecco, comunque diciamo è proprio volutamente realizzato in questo modo per mettere in evidenza
l'effetto dell'intensità di pioggia nel punto di picco. Bisogna stare attenti a come viene discretizzato. Ok, allora passiamo alla seconda parte che riguarda le perdite idrologiche, quindi i metodi che abbiamo per passare da una precipitazione in millimetri ora totale lorda, così come l'abbiamo ricavata dalle curve di possibilità pluviometriche e dagli etogrammi, per arrivare a un'intensità di pioggia sempre in millimetri ora però netta, cioè quindi quella che contribuisce effettivamente alla formazione del deflusso e quindi al calcolo della portata. Recuperando l'equazione del bilancio idrologico già vista prima, togliendo le componenti relative al bacino idrografico sotterraneo che non consideriamo, riscrivendola in funzione di out, cioè della portata, questa appunto dicevamo essere data dalla precipitazione a cui si sottraggono una serie di contributi che sono le perdite idrologiche. Di questi contributi, brevemente, l'evapotraspirazione, poi ne parleremo un po' più nel dettaglio. In genere risulta trascurabile per eventi meteorici brevi e intensi. Questo appunto non vuol dire che è sempre trascurabile solo per eventi meteorici brevi e intensi, ma appunto dopo vedremo qual è invece l'importanza proprio dell'evapotraspirazione nel bilancio idrologico complessivo e lo vedremo poi anche con il prossimo webinar, quindi il contributo che viene dato dall'implementazione di sistemi nature-based. Quindi dai SUDS ad esempio, nell'evapotraspirazione, soprattutto quando si considerano delle serie temporali abbastanza lunghe. Per quanto riguarda l'accumulo delle depressioni superficiali e l'intercettazione vegetali, queste solitamente difficilmente raggiungono i valori pari a 2-3 mm di altezza di pioggia, vengono in alcuni casi conteggiate, in altre no. Quindi l'unico parametro che idrologicamente è il più rilevante, per cui esistono dei modelli appositi per la sua quantificazione, è l'infiltrazione, quindi il parametro che, soprattutto considerando eventi brevi e intensi, mi determina la differenza fra la precipitazione totale e quella netta. Vedremo tre modelli di infiltrazione, quindi appositi per quello, più dei modelli invece semplificati che considerano, che riuniscono assieme tutte le perdite idrologiche senza considerare che cosa viene perso per infiltrazione, per accumulo nelle depressioni superficiali e così via. Il primo metodo è il metodo di Horton, elaborato nel 1933, in cui il valore dell'infiltrazione all'interno del suolo dipende dalle caratteristiche del suolo. È espresso dalla formula che vediamo qua, ha un andamento che decresce nel tempo a partire da un valore massimo che rappresenta la capacità massima di infiltrazione del terreno, fino ad un valore asintotico che rappresenta appunto la capacità minima. Se in blu indichiamo l'andamento della precipitazione nel tempo, un possibile andamento della precipitazione nel tempo, e in giallo appunto la curva di Horton, tutto ciò che sta al di sotto della curva in giallo viene infiltrato e quindi la precipitazione netta sarà la differenza punto per punto tra la precipitazione reale e il valore assunto dalla curva di Horton. Nell'equazione compare pure il termine A, che è la costante di esaurimento, che ha le dimensioni del verso di un tempo e indica quanto più velocemente la curva tende a questo valore asintotico. Come detto, il valore delle capacità di infiltrazioni dipende dalla tipologia di suolo. È riportata qui una tabella, ma ne esistono veramente tante a seconda delle tipologie di suolo, anche molto più elaborate di queste. Questa è una tabella che è presente anche all'interno del regolamento dell'invarianza idraulica. Considera quattro grandi gruppi di suoli e per ognuno di questi riporta dei valori che possono essere considerati sia delle capacità di infiltrazione massima e asintotica, sia appunto del termine alfa.
si passa dal gruppo A al gruppo D, da gruppi ghiaiosi, sabbiosi fino a gruppi argillosi, quindi dove la capacità di infiltrazione tende a decrescere e dove per contro aumenta la potenzialità di deflusso, cioè la capacità appunto di ruscellamento, di deflusso, di formazione del deflusso da parte della pioggia che cade. Quindi suoli del gruppo A o B rappresentano suoli con delle capacità di infiltrazioni molto buone anche in condizioni sature, anche quando il terreno è già molto bagnato, mentre per contro C e D presentano dei valori molto bassi e quindi in presenza di questo tipo di suoli sarà maggiore la componente della precipitazione netta, quindi tenderà ad assumere un valore sempre più prossimo a quello della precipitazione totale. Un altro metodo è quello del greenout, in questo caso si considera anche l'umidità del suolo, quindi dipende sempre dalla tipologia del suolo, ma si considera il grado di umidità, ossia il suolo viene schematizzato in due grandi porzioni. Una prima parte che è una zona umida, quindi con un contenuto di umidità pari al contenuto di umidità, alla saturazione, cioè al massimo contenuto che può essere presente all'interno del terreno, mentre la seconda parte, una zona non umida, quindi non proprio secca perché difficilmente il terreno è completamente secco, ma con un contenuto di umidità minimo. Il valore dell'infiltrazione cumulata quindi dipende dal gradiente, dalla differenza di umidità tra queste due zone. Come si vede appunto poi è riportata la formula, dipende anche da altri due fattori che sono la conducibilità idraulica, il carico di suzione. È un'equazione implicita perché il termine, l'incognita che è quello che dobbiamo determinare, cioè l'infiltrazione cumulata è presente sia a sinistra che a destra del segno uguale, quindi deve essere risolta per tentativi. Anche in questo caso esistono numerose tabelle che permettono, a seconda del tipo di suolo, di ricavare il valore della costante di saturazione, appunto, del carico di suzione. Qua appunto ne viene riportata una, ma come detto, appunto, ne esistono numerose. L'ultimo tipo di modello per quanto riguarda l'infiltrazione è il modello del Soil Conservation Service, detto anche del Curve Number, elaborato nel 72. In questo caso si tiene conto non solo della tipologia del suolo, come nel caso di Orton, e non solo del contenuto di umidità, come nel caso del metodo del Greenup, ma anche dell'utilizzo del suolo. Nel grafico vediamo che la precipitazione è rappresentata dalla linea più alta in blu, la precipitazione totale. La precipitazione netta è quella più bassa in verde ed è ricavata tramite questa prima equazione in cui compare il termine IA, che è la cosiddetta initial abstraction, quindi ciò che viene accumulato nelle depressioni superficiali o intercettato dalla vegetazione prima che possa iniziare il deflusso. Quindi fino a quel momento lì la pioggia viene totalmente accumulata appunto o intercettata dalla vegetazione, a quel punto la pioggia inizia a creare il deflusso e quindi si ha la differenza tra la curva relativa alla precipitazione totale e alla precipitazione netta. Questa initial abstraction viene determinata in genere ad un valore pari a 2-3 mm per i bacini urbani, mentre pari circa al 20% del volume infiltrato all'interno dei bacini rurali. Ed è qui che entra in gioco il curve number, quindi nella determinazione del volume infiltrato tramite questa formula. Il curve number assume valori compresi tra 0 e 100, valori alti del curve number indicano un terreno poco permeabile, quindi l'infiltrazione sarà minore e sarà maggiore la precipitazione netta. In genere questo curve number tende ad aumentare al diminuire della permeabilità del suolo, all'aumentare del grado di antropizzazione del territorio che si sta considerando, perché appunto diminuiscono le superfici permeabili e quindi diminuisce l'infiltrazione, e aumenta all'aumentare dell'umidità del suolo, perché il suolo contiene già una buona percentuale di acqua.
Sono riportati un grafico e una tabella facilmente reperibili in internet. Nel grafico di sinistra vediamo qual è il valore che può assumere la pioggia netta rispetto a quella accumulata sulla base del curve number. Per un valore pari a 100, la pioggia netta coincide esattamente con quella totale, mentre per valori via via più bassi, quindi che rasentano il valore 0, non si ha pioggia netta, quindi vuol dire che il terreno è in grado di assorbire tutta l'acqua che cade. Nella tabella di destra invece sono riportati i valori sulla base delle tipologie di uso del suolo, che sono le quattro già viste, descritte per il metodo di Orton, e sulla base della tipologia di uso del suolo. Quindi vediamo che oltre ad aumentare passando da suoli A, B, C, D, il curve number aumenta soprattutto se si considera passando da suoli, ad esempio boschi, pascoli o prati, a suoli che invece sono antropizzati, quindi all'interno delle zone residenziali, strade, parcheggi, eccetera. Infine, per quanto riguarda il curve number, questo, come dicevamo, dipende anche dal contenuto di umidità del suolo, che dipende, l'antecedent moisture condition, che dipende dalla quantità di precipitazione che è stata registrata nei 5 giorni precedenti. Tramite questa tabella, a seconda che si sia nella stagione di riposo o di crescita, a seconda del valore di pioggia registrato nei 5 giorni precedenti, è possibile capire se siamo nella classe 1 o nella classe 3 e quindi andare a correggere il curve number. Se ad esempio partiamo da un curve number pari a 80, andando a considerare l'umidità e quindi la pioggia nei giorni precedenti, se siamo al di sotto di questi valori qua e quindi in classe 1, quindi un terreno che è abbastanza secco perché ha piovuto poco, comporta una diminuzione del valore del curve number, quindi una maggiore capacità di infiltrazione e una minore quindi precipitazione netta. Se invece la pioggia sarà stata abbondante nei 5 giorni precedenti, si passa al curve number della classe 3. Come vediamo, il valore aumenta da 80 fino a 90, il che significa che appunto il suolo è meno propenso ad infiltrare e sarà maggiore la precipitazione netta rispetto al caso precedente. Questi sono due metodi molto semplici in cui non si va a indagare esattamente come le perdite idrologiche si distribuiscono tra infiltrazione, evapotraspirazione, accumulo nel depressione o intercettazione vegetale, ma semplicemente si assume nel primo caso, metodo orizzontale, che vi sia una perdita costante, ad esempio pari a 2 mm al minuto per tutto l'evento meteorico, e quindi la precipitazione totale è la differenza punto per punto tra la curva blu e la curva rossa. Nel secondo caso invece si assume che le perdite idrologiche avvengano tutte in un primo periodo di tempo, ad esempio nei primi 20 minuti, qui è un po' esagerato, e da quel momento in poi non vi siano più perdite idrologiche, e quindi tutta la precipitazione netta contribuisce alla formazione della portata. Un metodo semplice ma molto utilizzato, soprattutto per bacini urbani di piccole dimensioni, è il metodo percentuale. Quindi la precipitazione netta è una percentuale della precipitazione totale sulla base di un valore che è il coefficiente di afflusso. Questo coefficiente di afflusso dipende dalla tipologia del suolo o anche dal tempo di ritorno dell'indagine. Quindi può essere utilizzato o direttamente un valore tra questi presenti, come vediamo, passando da aree densamente urbanizzate ad aree invece seminaturali o naturali. Questo valore tende a diminuire, quindi significa che la precipitazione netta sarà molto poca rispetto a quella totale, perché riesce ad infiltrare bene. Mentre nel caso di zone densamente urbanizzate accade il contrario. Quando si utilizza invece questo tipo di tabella, sono presenti i valori del coefficiente di afflusso nelle zone permeabili e impermeabili, e si può utilizzare questa formula una volta che è noto esattamente qual è la percentuale del bacino impermeabilizzato, e invece per contro 1 meno imp la percentuale di superficie permeabile.
Per quanto riguarda l'evapotraspirazione, come detto, non si considera all'interno dello studio della modellazione idrologica per eventi brevi e intensi, ma è un parametro comunque fondamentale all'interno del ciclo idrologico dell'acqua. L'evapotraspirazione viene calcolata a seconda della specie vegetale, quindi del tipo di coltura, a partire da un valore di evapotraspirazione di riferimento che considera una certa tipologia di erba sottoposta a determinate condizioni come altezza uniforme, uniforme irrigazione e altro, in cui vengono considerati i fattori climatici che intervengono che determinano appunto l'evapotraspirazione. Una volta ricavato l'evapotraspirazione di riferimento, si passa a quello in condizioni standard, tenendo presente un coefficiente colturale che dipende dalla fase vegetativa della coltura che si sta considerando, e poi tramite un altro fattore KS, tenendo conto dello stress idrico cui è sottoposta la coltura, si passa all'evapotraspirazione che è quella reale. Solo per capire come è complicato già riuscire a determinare l'evapotraspirazione di riferimento, è riportata una delle formule maggiormente usate, che è l'equazione di Penman-Montel del 1990, elaborata da un pool di esperti per volontà della FAO, e vediamo che appunto sono tantissime le variabili in gioco, e variabili anche che molto spesso sono difficilmente misurabili se non in presenza di stazioni agrometeorologiche apposite. In più risulta essere molto complicato quando si fa un'analisi di bacino in cui si hanno delle condizioni climatiche diverse a seconda tra un territorio e l'altro, e numerose tipologie di vegetazione. Quindi è molto difficile riuscire a quantificare il contributo dell'evapotraspirazione. Bisogna considerare che questa varia con fattori climatici come precipitazione, temperatura, vento, dipende dalle caratteristiche delle piante che stiamo considerando, quindi della specie, quindi l'IFAR Index, che è l'indice di estensione fogliare, quindi relativa appunto alle chiome, ad esempio, degli alberi, dipende dal sistema radicale e dalle capacità di immagazzinamento. Questo per ogni singola specie di pianta, ma ogni singola specie di pianta poi varia queste caratteristiche sulla base del periodo vegetativo, della disponibilità di acqua e di nutrienti e della tipologia di suolo. Quindi risulta essere molto complessa la stima dell'evapotraspirazione, e nel caso in cui si consideri un bacino molto esteso con tante tipologie vegetazionali al loro interno. Diciamo che solitamente a livello annuale l'evapotraspirazione tende ad aumentare quanto maggiori sono precipitazione e temperatura, quanto maggiore è la copertura di foreste rispetto ai prati, e ad esempio quanto maggiore è l'estensione radicale. Per far capire l'importanza comunque all'interno del ciclo idrologico dell'evapotraspirazione, si riportano qua due casi studio: il primo su 99 sottobacini condotto in Cina. Nel grafico di sinistra, per i tre sottobacini, vediamo tre grandi bacini, vediamo come varia l'evapotraspirazione rispetto alla precipitazione. Vediamo che questo valore tende ad aumentare tanto più si passa a una copertura della vegetazione attorno al 30% del sottobacino. Se in più si va a considerare, come nel caso del grafico di destra, anche la percentuale di foresta all'interno di questa percentuale di vegetazione, qual è la percentuale coperta dalla foresta, si vede che maggiore è la presenza delle foreste rispetto ad altri tipi di terreno naturale, maggiore è il valore dell'evapotraspirazione. Quest'altro studio invece riguarda l'impatto antropico sulla ricarica degli acquiferi, studiato in un bacino fluviale in Belgio, e in questo caso è stato trovato che
all'interno del bolino rosso. Per quanto riguarda terreni naturali o seminaturali, questi determinano a livello annuale una ricarica degli acquiferi che praticamente è di due ordini di grandezza rispetto alla ricarica nel caso di terreni fortemente antropizzati, dove addirittura la ricarica risulta essere nulla. Quindi questo è un po' per introdurre anche un po' i concetti dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile, che appunto hanno la caratteristica, o dei sistemi nature based in generale, hanno la caratteristica di ripristinare quei processi idrologici naturali che vengono persi nel momento in cui si ha una forte antropizzazione dei bacini fluviali. Questa è la fine della seconda parte, quindi chiedo se anche in questo caso ci sono delle domande. C'è una domanda che è arrivata un pochino rimettere ancora alla prima parte. E chiede l'ingegner Milone: per una vasca di prima pioggia conviene considerare un picco così elevato come quello del lietogramma Chicago, o è meglio non fare ipotesi e mantenere un andamento costante? Allora, qua dipende. Allora, forse si potrebbe, e lo vediamo adesso, utilizzare il metodo delle sole piogge, come anche propone il regolamento dell'invarianza idraulica, nel caso in cui si debba dimensionare un invaso di laminazione per il rispetto della portata scaricata. E in quel caso si considera direttamente il valore ottenuto dalla curva di possibilità pluviometrica, e quindi si considera l'altezza di pioggia senza andare a fare ipotesi sulla tipologia di lietogramma. Quindi forse questa potrebbe essere un po' la soluzione, una via di mezzo. L'altro aspetto dipende se appunto conta di più avere un'informazione relativa alla portata di picco. Allora, in tal caso, per fenomeni soprattutto brevi e intensi, si può utilizzare lo ietogramma Chicago. Se invece la portata ci interessa meno rispetto al volume, si può utilizzare uno ietogramma rettangolare, e quindi per risolvere un po' il problema. Bene, non sono arrivate altre domande, oltre a questa. Ok, allora proseguiamo con l'ultima parte, che è la modellazione a flussi e deflussi, quindi la parte che permette, una volta studiate le precipitazioni, una volta stabilite e quantificate le perdite idrologiche, quindi ottenuto la precipitazione netta, di passare alla portata in litri o metri cubi al secondo, e quindi ricavare l'idrogramma. Nella modellazione qualcosa abbiamo già detto. Comunque si possono considerare varie tipologie. Le modellazioni differiscono sulla base della scala temporale spaziale dello schema di trasformazione. Sulla scala temporale si può decidere se studiare il singolo evento meteorico o una serie temporale continua. Proveremo a fare entrambe le cose nel prossimo webinar, per vedere appunto come cambiano anche i valori di infiltrazione o di evapotraspirazione, come dicevo, nel momento in cui si introducono dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile. A livello spaziale si può decidere se adottare modelli globali o distribuiti. La differenza è che nel modello globale si considera il bacino che ha delle caratteristiche omogenee, quindi si considerano parametri, i valori medi dei parametri. Quello distribuito invece è un po' più complesso, ma anche più fedele alla realtà, in cui il bacino viene discretizzato in più zone omogenee. All'interno di ciascuna di queste la valutazione globale dei parametri, cioè all'interno di ciascuna area omogenea, i parametri sono parametri medi, ma differiscono tra una zona omogenea e l'altra. Quello che ci interessa in questo caso è come si schematizza il bacino. Si possono utilizzare modelli empirici che legano gli output agli input sulla base appunto di casi sperimentali. Ci sono modelli fisicamente basati, che sono modelli veramente complessi,
che richiedono una grandissima quantità di dati. Nel mezzo ci sono quelli che utilizzeremo, cioè dei modelli concettuali che applicano quindi una schematizzazione di quello che è il bacino. Questa schematizzazione avviene considerando due ipotesi, che sono l'ipotesi di linearità e stazionarietà, che vanno bene appunto per bacini urbani di piccole dimensioni. La prima ipotesi ci dice che gli effetti sono sovrapponibili, la seconda che le caratteristiche idrologiche del bacino non variano nel tempo. Alla base di questi modelli concettuali vi è l'idrogramma istantaneo unitario o IUH. Rappresenta la risposta del bacino, l'idrogramma quindi che si genera, a fronte di un impulso di precipitazione che avviene, impulso quindi in un tempo brevissimo, che avviene e che ha un'intensità costante. E qua vediamo che appunto vengono considerati l'ipotesi di linearità e stazionarietà, quindi due impulsi uguali che avvengono a distanza di un certo periodo di tempo determinano due idrogrammi uguali, anche in questo caso traslati nel tempo di un valore pari alla distanza tra gli impulsi visti in precedenza che costituiscono l'input. O ancora due impulsi che avvengono nello stesso istante ma con intensità diverse determinano due idrogrammi che iniziano e finiscono nello stesso momento ma hanno intensità diverse, quindi bisognerà considerare poi la somma dei due idrogrammi. L'onda di piena che è rappresentata dall'IUH ha una durata che viene definito tempo di base dell'IUH e l'IUH è proprio quello che dipende dalle caratteristiche del bacino e quindi dal tipo di metodo che noi scegliamo per rappresentarlo. Ci sono bacini con tempo finito, quindi l'idrogramma finisce in un preciso momento. Sono quelli in cui prevale il fenomeno dello scorrimento superficiale rispetto a tutti gli altri, quindi della formazione del deflusso e del modello della corrivazione. Bacini con un tempo invece infinito sono quelli dove prevale il fenomeno dell'accumulo, quindi principalmente sono quelli completamente naturali, schematizzabili con il metodo dell'invaso o il metodo di Nash, dove l'IUH tende allo zero, ma in realtà non lo raggiunge mai. Per quanto riguarda il metodo della corrivazione, si basa sulla costruzione della curva aree-tempi. Il tempo di corrivazione è il tempo che impiega una particella che è caduta in un qualunque punto del nostro schema di sottobacino per raggiungere, per ruscellare lungo i versanti, raccogliersi all'interno dei corsi d'acqua via via sempre più grandi ed effluire dalla sezione di chiusura. È il tempo del punto posizionato nel luogo idraulicamente più lontano rispetto alla sezione di chiusura. E questo è appunto il tempo di corrivazione. La curva aree-tempi si ottiene quando sono note, diciamo, queste linee, che sono le linee isocorrive, linee tratteggiate che uniscono i punti con uguale tempo di corrivazione. Quindi la particella che cade in questa zona, arriva nello stesso tempo alla sezione di chiusura. Se è nota questa curva aree-tempi, appunto, si può ricavare la spezzata che indica la percentuale che man mano viene coperta da una particella che cade in un determinato momento, man mano che si avvicina alla sezione di chiusura. E questo valore è questo delta S fratto delta T presente all'interno della formula di UH, moltiplicato poi per 1 fratto S tot, che è la superficie invece totale del bacino. Nel caso in cui questa curva aree-tempi è una curva lineare, allora l'UH si semplifica molto e risulta essere pari all'inverso del tempo di corrivazione. Per trovare il tempo di corrivazione esistono molteplici formule, ne sono riportate solo alcune, ma sono veramente tante, e si utilizzano sulla base dei dati, si decide qual è la formula da utilizzare sulla base dei dati che si hanno a disposizione, quindi formule molto semplici dove basta conoscere l'estensione
del bacino a formule invece un po' più complesse. Questa è una tra quelle più utilizzate, quella di Giandotti, dove invece si considerano anche la lunghezza dell'asta principale e l'altezza media del bacino, oppure altri parametri, tra cui ancora il curve number, la pendenza media, la velocità media di scorrimento. Appunto, a seconda dei dati a disposizione, è possibile fare una stima del tempo di corrivazione con una di queste o anche tante altre formule. Cosa importante per il modello della corrivazione, avendo un tempo di base finito, quindi significa che appunto l'idrogramma termina in un certo momento, la durata dell'idrogramma è pari alla durata di pioggia più il tempo di corrivazione, perché nel momento in cui l'episodio meteorico termina, bisogna aspettare che l'ultima goccia caduta nel punto idraulicamente più lontano dalla sezione di chiusura raggiunga la sezione di chiusura stessa. Motivo per cui appunto l'idrogramma, la durata dell'idrogramma è la somma della durata dell'evento meteorico e del tempo di corrivazione. Modello dell'invaso che può essere utilizzato per schematizzare dei bacini, la componente naturale di un bacino, assimila il bacino ad un serbatoio lineare. Quindi ciò che risulta importante è il fenomeno dell'accumulo rispetto al fenomeno dello scorrimento. La portata dipende dal volume che viene immagazzinato all'interno del bacino per mezzo di una costante K, che è una costante di esaurimento calcolata che ha le dimensioni di un tempo. E qua è presente appunto la formula dell'IUH. Modello molto simile è il modello all'invaso, il modello di Nash. In questo caso si considera non un solo serbatoio, ma più serbatoi lineari in cascata, in cui l'output di un serbatoio è l'input del serbatoio successivo e così via, e all'interno della formula dell'IUH compare un altro parametro che è il numero di serbatoi che vengono considerati. Come per il tempo di corrivazione, nel caso del metodo dell'invaso del metodo di Nash, esistono tante formule che permettono di ricavare sia il valore di K sia il valore di N sulla base della superficie impermeabilizzata, della lunghezza dell'asta principale, durata e altezza di pioggia, eccetera. Delle approssimazioni accettabili, senza avere a disposizione tutti questi dati, sono quelle di considerare un K pari a 0,7, sia per Nash che per il metodo dell'invaso, e un numero di serbatoi circa pari a 3. L'ultimo tipo di modello è il modello di Clark, l'ultimo tipo qui menzionato, ma ce ne sono tantissimi altri. Del 1945 è un mix tra il modello della corrivazione e il modello dell'invaso, in quanto considera una serie di canali lineari in parallelo la cui uscita rappresenta l'ingresso al serbatoio lineare. L'IUH infatti comprende una parte che richiama l'IUH del metodo dell'invaso e una parte che richiama invece quello del metodo della corrivazione, per cui anche in questo caso è necessario disporre della curva a retempi, oppure semplificando, considerando una curva a retempi lineari, in tal caso anche la formula dell'IUH si semplifica molto di più. E questa è la formula che permette per ogni istante temporale di ricavare l'andamento dell'idrogramma nel tempo, quindi la portata in un qualunque momento. 2,78 è un parametro che viene, è un valore, un coefficiente che viene utilizzato per avere la portata in litri al secondo quando la superficie, come molto spesso accade, del bacino viene considerata in ettari e il passo temporale in minuti, e allora questo coefficiente ci permette di riportare tutto a litri al secondo. All'interno della componente P, cioè dell'altezza di precipitazione, questa è quella che viene determinata a partire dalle curve di possibilità pluviometrica e dagli etogrammi, e siccome la precipitazione netta, e dalle perdite idrologiche. Nella modellazione a flusso deflusso, sulla base delle caratteristiche del bacino, viene determinato invece l'IUH. E quindi appunto troviamo dove qui il capitolo 1 e 2 insomma rientrano nella formula per trovare la precipitazione netta, il capitolo 3 la modellazione a flusso deflusso per la determinazione dell'IUH sulla base delle caratteristiche del bacino. E qua si ha un
una rappresentazione di quello che è stato il percorso fatto fino ad adesso. Quindi lo iettogramma lordo che considera quindi per rappresentare la tipologia di pioggia, in questo caso considerando un evento di 2 ore, e considerando un iettogramma triangolare con un picco pari a 50 minuti. Quindi nella seconda parte si passa allo iettogramma netto, andando a epurare dalla precipitazione le perdite idrologiche, in questo caso utilizzando il metodo semplice, quello percentuale, con un coefficiente compreso tra il 50 e il 60%. Vediamo che la curva è uguale ma più bassa perché è diminuita di un valore pari a questo in ogni punto. E successivamente si arriva alla determinazione dell'idrogramma con la modellazione a flussi e deflussi, in questo caso, in questo esempio, avendo considerato il modello della corrivazione con una curva a rete in plenari e con un tempo di corrivazione pari a 60 minuti. Vediamo che appunto l'andamento dell'idrogramma ha un tempo finito e in particolar modo il tempo dell'idrogramma, di durata dell'idrogramma è di 180 minuti, vale a dire i 120 della durata di precipitazione più i 60 minuti del tempo di corrivazione. Qui sono rappresentati due schemi, adesso commentiamo un po', che riguardano appunto, che mettono in luce che diversità si possono ottenere degli idrogrammi in uscita, in termini di tempo di picco, di portata di picco e proprio di forma dell'idrogramma a seconda delle scelte che vengono fatte. In questo caso, fissata la durata della pioggia pari a 6 ore con un certo tempo di ritorno di 5 anni e scelto come modello a flusso e deflusso il modello dell'invaso, quello che cambia è la scelta dello iettogramma di partenza. A seconda che si consideri Chicago, triangolare o rettangolare, si ottengono delle forme, quindi degli idrogrammi molto diversi tra di loro in termini quindi a parità di volume molto diversi in termini di portata di picco, di tempo anche in cui viene raggiunto il picco, quindi molto prima e molto più alto nel caso Chicago, e invece un picco raggiunto più basso, raggiunto e mantenuto un po' costante nel tempo per quello rettangolare. In quest'altro caso, fissato sempre il tipo di pioggia, il tempo di ritorno e il tempo di corrivazione pari a 3 ore, fissato anche il tipo di iettogramma, o quindi uno iettogramma rettangolare, la differenza ottenuta nella formazione dell'idrogramma è legata alla scelta del modello a flusso e deflusso, corrivazione in rosso o invaso in blu. Vediamo che per durate molto inferiori alle 6 ore, che rappresenta la durata di pioggia, abbiamo che nel caso del metodo dell'invaso raggiungiamo un picco più alto rispetto al metodo della corrivazione. Il metodo della corrivazione mantiene però il picco costante per un certo periodo di tempo e poi si esaurisce in un tempo ben preciso che è sempre pari alla somma della durata di pioggia più il tempo di corrivazione, mentre nel metodo dell'invaso la parte di esaurimento tende ipoteticamente all'infinito. Questa situazione si inverte man mano che ci si avvicina ad una durata di pioggia che è pari ad una durata di pioggia di 6 ore, quindi siamo, scusate, quando ci si avvicina ad una durata di pioggia che è pari al tempo di corrivazione, in questo caso si inverte, quindi il valore di picco di portata calcolato col metodo della corrivazione è più alto rispetto al metodo dell'invaso, quindi per mettere appunto in evidenza che si possono ottenere risultati molto diversi a seconda delle scelte progettuali che vengono fatte. Concludiamo con il metodo delle sole piogge, metodo che è riportato appunto all'interno del regolamento anche di invarianza idraulica e che considera appunto trascurabile l'effetto del bacino nella trasformazione a flussi dei flussi. Significa che non consideriamo un particolare modello flusso deflusso, non consideriamo, diciamo, il tempo di risposta del bacino, ma tutta la pioggia che cade nel bacino,
si trasforma direttamente in portata. E questa è una semplificazione che è consigliabile utilizzare per bacini fortemente urbanizzati e, nel caso del regolamento di invarianza idraulica, per quei comuni che sono inseriti all'interno delle classi di criticità idraulica particolarmente elevata. La formula, come vediamo, dipende soltanto dal valore dell'altezza ricavata con la curva di possibilità pluviometrica, una volta scelto il tempo di ritorno dell'evento e la durata che si vuole considerare. Quindi questa non è nient'altro che l'altezza di pioggia data dalla curva di possibilità pluviometrica, come abbiamo visto, moltiplicato per l'estensione del bacino e considerando un coefficiente, considerando il metodo percentuale per le perdite idrologiche, che è un coefficiente di afflusso che sarà particolarmente alto, 0,7-0,8 per bacini fortemente urbanizzati, infatti diciamo schematizzato e colorato in grigio, ipotizzando che sia quasi completamente impermeabile. Il volume è dato dalla portata moltiplicato per la durata. Questo portata e volume che sono in uscita dal bacino antropizzato sono l'ingresso all'invaso di laminazione che è necessario andare a dimensionare per avere una portata allo scarico, questa ULIM, che è la portata massima ammissibile scaricata e che a seconda della criticità, della classe di criticità all'interno della quale rientra il comune, è pari a 10 o 20 litri al secondo per ettaro impermeabile, comunque valori presenti all'interno del regolamento dell'invarianza idraulica. Questo delta V è esattamente quindi la differenza tra volume entrante e volume uscente, che è il volume dell'invaso di laminazione. Ok, io ho finito qua la presentazione. Ci sono domande? Sì, c'è una domanda che è arrivata alla fine della seconda sezione. Maddalena di Legambiente Monza chiede come si calcola l'impatto di eventuali vasche di laminazioni rispetto al calcolo del parametro H, che immagino sia l'accumulo nelle depressioni superficiali per le perdite idrologiche. Non rientra nel senso che l'accumulo nelle depressioni superficiali considera l'accumulo, diciamo, naturale o di imperfezioni della superficie impermeabilizzata, ma non quelli che invece vengono appositamente stoccate in invasi di laminazione. Quindi anche nel calcolo del metodo solo piogge, si considera soltanto il parametro 0,7-0,8 e non viene considerato l'impatto di una vasca? Nella La domanda è formula stata sì. fatta prima che tu parlassi della questione. Allora, cioè sì, se non ci sono vasche all'interno non ci sono già vasche presenti all'interno del bacino, allora sì, si considera soltanto una percentuale di deflusso dato dal coefficiente, appunto, quindi 0,7 Altrimenti si fa una schematizzazione più puntuale mettendo o 0,8. anche Sì, l'apporto della vasca. esatto, sì. Vedo un attimo se è arrivato qualcos'altro nel frattempo. No, c'era una richiesta specifica sulla pubblicazione della registrazione. E no, c'è Gabriele che ti dice molto chiaro, complimenti. Grazie. Se non altre domande. Ne è arrivata forse, no, ne è arrivata una ora. Allora, Ingegner Palamara chiede quali sono i software maggiormente usati per il calcolo della portata Q in funzione del periodo di ritorno. Io uso spesso ECHMS. Sì, quello è uno dei più utilizzati, anche perché poi permette, soprattutto per bacini anche naturali, e anche perché poi i risultati di ECHMS possono essere inseriti come input in ECRAS e quindi fare una modellazione poi anche della propagazione, della formazione delle piene, quindi dell'esondazione, ad esempio, delle aree. Quindi sicuramente ECHMS, anche perché è un software liberamente accessibile. Quindi direi che sì, quello è il primo che mi era venuto in mente. Ce ne sono tanti altri, anche però più complessi, ma maggiormente la complessità di solito poi più solitamente sono
servono appunto delle credenziali, insomma, cioè non sono liberamente accessibili, sono più completi, ma non liberamente accessibili. Ecco, HMS è la giusta via di mezzo per quello che conosco. Ecco. È arrivata un'altra. Riccardo chiede: per la determinazione del tempo di ritorno per piccoli elementi idraulici, quali quelli di piattaforma stradale? Spesso mi è stato consigliato 5 minuti, 10 minuti, ma stavamo chiedendoci: in teoria non dovrebbe essere necessaria la curva aerotempi per stabilire quanto prendere? Scusa, tempo di ritorno o tempo di corrivazione? No, parlavi però di tempo di ritorno, però chiediamo magari di Ok, precisare a Riccardo. 5-10 minuti e poi curvare i tempi mi sembra più un tempo di corrivazione che un tempo di ritorno. Tempo di corrivazione. Ok, allora scusami, ripeti la domanda. Ok. Per la determinazione del tempo di corrivazione per piccoli elementi idraulici, quali quelli di piattaforma stradale, spesso mi è stato consigliato 5-10 minuti, ma stavamo chiedendoci, in teoria non dovrebbe essere necessaria la curva aerotempi per stabilire quanto prendere? Ma in realtà se sono elementi molto piccoli si può fare l'approssimazione, cioè inserire un tempo di corrivazione appunto di 5-10 minuti e considerare una curva dei tempi lineari in quel caso, e quindi l'UH si determina facilmente, ecco. Senza considerare, cioè l'ipotesi di curva dei tempi lineari. Ci sono numerose domande, deve essere un sistema, possiamo chiudere. Io non vedo nuove domande. L'ultima era questa sui tempi di corrivazione. Bene, allora se non ci sono altre domande, io intanto Franco, grazie per la tua esposizione, per la tua lezione che veramente è stata molto, molto chiara e hai espresso, secondo me, concetti, che sono molto complessi in una maniera veramente semplice e fruibile, diciamo. Questo per me è molto importante. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato, che sono veramente tanti, e questo ci indica chiaramente che c'è anche esigenza di proseguire su questo tipo di formazione. Quindi grazie a tutti. Oggi abbiamo visto appunto, ricordo, la parte più teorica. Invece il 9 giugno Franco ci guiderai su diciamo, gli aspetti diciamo, più pratici e operativi di calcolo. Quindi grazie ancora a tutti. Credo ci sia ancora qualcosa da aggiungere. Magari Daniele o Alessandra o Eva, aiutatemi. Sì, ricordiamo a tutti coloro che hanno bisogno dell'attestato di partecipazione che è possibile richiederlo compilando il modulo che è stato messo ora in chat, l'ultimo testo pubblicato. Si clicca, si compila e in questo modo poi viene compilato l'attestato e viene spedito a chi ne fa richiesta. Grazie Alessandra. Allora, grazie ancora a tutti.
Noi naturalmente siamo disponibili, la registrazione del webinar sarà disponibile sul canale YouTube Contratti di Fiume, su Facebook Contratti di Fiume e sul sito, giusto? Ok, grazie a tutti e al 9 giugno. Buona giornata. Grazie, buona giornata.